And also, when I visited China, Beijing, 1954, 55, more formality than sometimes nervousness. After I become refugee, anything more, oneness of humanity, then I really feel very open. So therefore, I feel sense of oneness of 7 billion human beings. That kind of concept, I think, really immense help to lose our tight I, that feeling. Per cui che cosa succede? Se mentalmente siamo troppo, poniamo troppo enfasi su di noi, su di me, sull'io, sull'egoismo, su me stesso, allora che cosa succede? Questo sentimento che cosa fa? Fa sorgere mancanza di fiducia negli altri, paure, diffidenza. Se invece di pensare solo a noi, di essere così arrotolati su noi stessi, ci apriamo verso gli altri, ci occupiamo della felicità degli altri, allora improvvisamente... Sometimes I feel hot, then I use this. A volte quando ho caldo mi metto questo fazzolettino bagnato in testa. So. Se io pensassi, adesso sono qui davanti a voi, se io pensassi di me in questo modo, che sono in ogni caso non sono europeo, vengo dall'Asia, ma non solo, sono buddista, in più sono tibetano, in più oltretutto sono anche il Dalai Lama, se pensassi in questo modo mi causerebbe tantissimo stress, mi sentirei completamente solo, isolato da tutti voi. Questo è un modo di pensare molto claustrofobico che mi causerebbe tantissima solitudine, mentre invece se vi guardo a tutti voi come i miei fratelli e sorelle, se penso a tutti gli altri esseri umani, 7 miliardi di persone, se li guardo come i miei fratelli e sorelle, ho una famiglia enorme, mi sento parte di loro, non sono più isolato da solo, mi sento incluso in tutti, per cui avrò meno frustrazioni e meno cose. Da piccolo, quando sono cresciuto in Tibet, prima che diventassi rifugiato, sono cresciuto nelle formalità, dopo anche nel 54 ho fatto un viaggio in Cina, piena di formalità. E non mi sentivo così bene. And also India, 1956, more formality. Anche quando ero in India, per la prima volta nel 1956, quel viaggio fu pieno di formalità. Questo è un pensiero claustrofobico che mi causava frustrazione. Poi sono diventato rifugiato, sono arrivato in India e da quel momento ho cominciato a pensare a un'unica umanità, di essere parte di tutta l'umanità. Per cui mi sono rilassato tantissimo, quel pensiero mi ha fatto tantissimo bene. Per cui quello che vi dico, adottare il pensiero che ciascuno di noi è parte di tutta l'umanità, che l'umanità è una sola, unica famiglia, siamo tutti uguali, è di grandissimo beneficio per la mente, per avere una mente calma, felice, tranquilla. And more serious matter, now today, for example, here, we really enjoy peace and I think friendly atmosphere. Same time, same planet, at some area, people remain full of fear and anger. And anger reaches such extent, killing each other. So therefore, these fear, anger, violence, we too much emphasis importance of secondary level of differences, including religious faith and different nationality. So the remedy to reduce this
we must promote sense of oneness of self with human being. Different religion, different nationality, that's secondary level.